Oggi voglio presentarvi la Roveia, visto che in questo momento siamo in piena fioritura di questa meravigliosa pianta. La Roveia è conosciuta anche come robiglio oppure pisello dei campi. È appunto un legume, una varietà di pisello selvatico che viene coltivata soprattutto nell'Italia centrale, più precisamente Marche e Umbria. La Roveia ha un sapore simile proprio alla fava, al pisellino, insomma, e può essere consumata sia fresca che essiccata. I baccelli sono maturi e pronti per la raccolta verso la fine di luglio, però ovviamente questo dipende anche dalla zona. E insomma, adesso si trovano veramente tantissime piantine in giro e quindi vi volevo far vedere in modo che potete individuare le piante e più in là andare a raccogliere. Intanto vi faccio vedere una ricettina, se così si può chiamare perché è veramente semplicissima, realizzata con la roveia fresca. Una volta che abbiamo raccolti i baccelli, li laviamo per benino e sgraniamo bene la nostra roveia. Questa qui che state vedendo adesso invece è la roveia una volta essiccata che assume un colore più scuro. Per quanto riguarda la pulizia dei baccelli, li laviamo bene, togliamo entrambe le estremità e poi li tagliamo a pezzettini molto molto piccoli. All'interno di una padella andiamo a mettere un filo d'olio d'oliva e i nostri baccelli tagliati. Aggiungiamo un goccio d'acqua, copriamo e facciamo cuocere finché i baccelli non sono teneri. Intanto all'interno di una ciotola rompiamo due uova, condiamo con un pizzico di sale e un po' di pepe e sbattiamo bene. Aggiungiamo anche 2 cucchiaini di parmigiano, mescoliamo ancora e dopo circa 5 minuti i baccelli sono pronti. Versiamoli all'interno delle uova e aggiungiamo anche i semini che sono proprio dei pisellini selvatici. Possono essere mangiati anche crudi, sono buonissimi. Ora non ci resta che versare il tutto all'interno di una padella bella calda, antiaderente, con un pochino d'olio. E iniziamo a mescolare in modo da ottenere delle semplicissime ma super buone uova strapazzate. Che dire ragazzi, fatemi sapere nei commenti se conoscevate o meno questo legume di una volta. È veramente buonissimo, salutare e anche a costo zero perché basta andare a raccoglierlo. Ora vi lascio anche altri video in cui ho preparato delle ricette con prodotti un pochino particolari come il caso della roveia. E questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate tanti mi piaci e condividetelo. Grazie e noi ci rivediamo prestissimo sempre qui su Ricette di Gabri. Ciao ciao!